nostro Alessandro, ben ritrovati nella nostra rubrica Scimmiati di Cinesoni. Finalmente recensione completa, Huawei P Smart Z, non lo smartphone della mia classifica personale. Ve lo ricordo sempre, stiamo arrivando agli sgoccioli e sta arrivando il decimo smartphone per la mia classifica. Dopodiché farò il video finale. Ma come si è comportato questo Huawei in tutte le situazioni, sia sotto la luce del sole, reparto batteria, reparto video, reparto audio, reparto fotografico? Andiamo a scoprirlo subito nella recensione completa. Iniziamo a discutere di questo Huawei P Smart Z, primo smartphone di casa Huawei con fotocamera pop-up. Abbiamo già visto il contenuto della sua confezione all'interno dell'unboxing, quindi vado a mettere da parte, vado a prendere in mano il mio P Smart Z, voglio iniziare subito questa recensione a parlare dello sblocco con l'impronta. Uno sblocco 10 volte su 10, molto reattivo e veramente preciso sotto questo punto di vista. Andiamo a vedere subito il display. Abbiamo un display veramente grande, una diagonale da 6,59 pollici in Full HD+, 2340x1080p. Abbiamo anche un vetro stondato 2,5D, molto bello sotto la luce del sole, molto luminoso, colori belli accesi, veramente un display per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, uno dei più belli che ho visto sinora. Continuando sul frontale troviamo il microfono per le chiamate. Sulla parte alta troviamo ovviamente la fotocamera pop-up e lo slot per le due SIM, oppure una nano SIM più la possibilità di inserire una micro SD per espandere la nostra memoria sino a 512 GB. Tutto pilotato da Nike Reconciling 710, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna. E un peso complessivo di 196,8 grammi, non è tanto pesante ma è molto bello da tenere in mano, non si sente nemmeno il peso. Dimensioni 163,45 di lunghezza, 77,26 di larghezza, uno spessore di 8,85 mm, si tiene bene in mano, peso distribuito abbastanza bene perché abbiamo anche una scocca, vi ricordo, in policarbonato. Parte posteriore doppia fotocamera da 16 più 2 megapixel, apertura focale da 1.8 e 2.4, effetto degli scatti molto belli luminosi con una risoluzione 4619x3464 con rapporto 19.3.9 noni, doppio flash a LED, sensore di impronte digitali. Abbiamo questo taglionetto nella cover posteriore, devo dire non mi dispiace. Logo Huawei posto giù in basso. Batteria veramente molto ottimizzata, 4000 mAh, ho voluto monitorarla e sono riuscito sempre ad arrivare a sera inoltrata, le 22, le 23 di notte, con ancora un 10% di batteria, 8 ore di schermo acceso sempre e comunque con una scarica abbastanza lineare. Abbiamo le gesture, da destra verso sinistra torniamo indietro, da sinistra verso destra, non l'ha preso ora, torniamo indietro, uno swipe dal basso verso l'alto, andiamo nel nostro task manager e possiamo chiudere le nostre applicazioni. Voglio entrare sul web, andiamo a vedere come si comporta nella navigazione questo P Smart Z. Andiamo su Repubblica, ha già caricato, avete visto è abbastanza reattivo, eccolo qua, lo zoom abbastanza buono. Torniamo indietro con le nostre gesture. Vi mando ora in onda qualche foto e andiamo a commentarla insieme. Partendo con la fotocamera posteriore, vi ricordo 16 megapixel, apertura focale da 1.8, scatti belli sotto la luce del sole, in penombra, abbastanza precisi devo dire, soprattutto per quanto riguarda le macro, il bianco è veramente intenso. Molto bello il fermo immagine, bella la sfocatura posteriore. Ho effettuato degli scatti in orari diversi, posti diversi, luminosità diverse. Lo smartphone si comporta sempre bene. Questa fotocamera devo dire che è per il momento la migliore provata sinora. In modalità notturna, foto senza l'utilizzo del flash, veramente molto bella e particolare. Vi ricordo che abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi riconosce le varie situazioni per poter effettuare lo scatto migliore. Anche questa foto, la macchina è molto molto bianca a confronto alla stessa foto scattata con altri smartphone, l'ho già provata. Fotocamera anteriore, anche questa molto bella e soprattutto sotto la luce del sole, come vedete, è veramente ricca di dettagli. Un primo piano preciso
preciso la gestione dei colori. Reparto fotografico abbastanza soddisfacente di questo Huawei P Smart Z, persino il reparto video. Ho pubblicato il video test qualche giorno fa, quindi lo metterò in riferimento, così potete dare un'occhiata anche al reparto video. Andiamo a scoprire l'audio di questo device con la nostra solita canzone di Queen. Reparto audio soddisfacente nella norma, non tanto alto, ma comunque scandisce bene tutti i suoni. Torniamo indietro con le nostre gesture e voglio passare alla mia solita partitina col bellissimo gioco Real Racing. Si è già avviato. Questo Kirin 710 lo abbiamo già visto su altri device e si comporta sempre egregiamente anche per il reparto giochi. Andiamo a provare una gara. La grafica è abbastanza buona, i colori sono molto belli accesi. Non ho la luminosità al massimo, ma ho la luminosità a metà e devo dire che si vede abbastanza bene. E partiamo con la gara. Molto fluido, nessun problema, nessun scatto. Uno smartphone, devo dire che anche sotto il reparto gaming si comporta egregiamente. E diciamo che mi sono anche divertito utilizzando Real Racing. Ho fatto talmente tante partite e diciamo che questo smartphone non mi si è mai bloccato nemmeno online. Vado a tornare indietro e abbandoniamo il gioco. Siamo arrivati al termine anche di questa recensione. Abbiamo parlato di Huawei P Smart Z, non ho smartphone per la mia classifica personale, lo ripeto, stiamo arrivando agli sgoccioli, a breve arriverà il decimo. Uno smartphone veramente completo sotto ogni punto di vista, è l'unico che mi ha soddisfatto veramente sotto ogni reparto. Abbiamo un design veramente bello, accattivante, molto elegante, abbiamo una fotocamera pop-up, una batteria da 4000 mAh che supera altamente la giornata, arriva sempre a 8 ore di schermo acceso ad uso intenso. Nel reparto game si comporta egregiamente. Reparto audio nella norma, non tanto alto, ma comunque molto buono sotto le nostre esigenze. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale Telegram e sulla nostra pagina Facebook. Lasciate un like se vi è piaciuto e condividete il mio video e ci vediamo alla prossima. Ciao!